Ebbene sì, signori, ci siamo. Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ci ritroviamo su Dissidia Final Fantasy, Opera Omnia versione giapponese, perché è arrivato. Lo zio Hardin è qui, è con noi, è presente, ci ha fatto la grazia di essere qui per questo Natale che spero possa essere più buono grazie al fatto di poterlo utilizzare e di poterlo trovare. Ho visto il trailer a grandi linee e devo dire che in realtà non sono rimasto molto colpito. Pensavo di vedere un personaggio un po' più utile al party, mentre invece da quello che si è visto dal trailer, Hardin è stato ridotto come il classico DPS. Ed essendo uscito comunque Noctis da poco, da veramente molto poco, avere un altro DPS che fa bene o male le stesse cose di Noctis un pochino stona, però di per sé di sicuro non lo rifiutiamo e ovviamente andrò a pullare tutti i miei ticket, che ovviamente non vedrete in un unico video, ma molto probabilmente li dividerò e non so, cioè no, più che altro non so, in base anche a come mi andranno i ticket deciderò se effettivamente andare con le gemme o meno. Prima di tutto, devo assolutamente abbassare. Anzi no, gli effetti sonori li mettiamo. Sì, se magari si mettessero, esatto. E le voci le togliamo. Perché questo? Perché metterò io una musica in sottofondo e non voglio che poi si vada a codificare nello stesso canale, ovviamente, della musica che si vede, che si va a sentire nel gioco. Vi faccio vedere già subito il banner, che è la cosa che più interessa, probabilmente. Eccolo qui. Guardate che figata di banner. Hardin con Burst LD in primo piano. Non c'è la Free Multi, purtroppo. Con la ex di Hardin, Lilizeth e Maria. Lilizeth che mi ha letteralmente spiazzato. Pensavo mettessero Rinoa, dato che appunto riceveva il rework proprio oggi, in questo frangente. Invece hanno messo Lilizeth, quindi probabilmente Rinoa poi sarà nel banner quello del raid, e quindi ovviamente sarà in un banner a parte dove ci saranno Kane e ovviamente gli altri personaggi presenti all'interno del gioco. Non ci sono ulteriori banner, perché come potete vedere i banner sono sempre gli stessi, ovvero quello di Nine e quello di Bash. Noctis è andato via con la sua LD. Qui non sarà presente, ovviamente, con la sua Burst, perché abbiamo Hardin. Detto questo, signori, io vorrei entrare in una sorta di concentrazione profonda. Abbiamo 270 ticket. Vorrei utilizzarli possibilmente tutti, cioè sempre in base a quello che riusciamo a trovare. E poi successivamente, in base a quello che riusciamo a trovare, sinceramente, magari pullo le gemme o addirittura non pullo niente. Vediamo. Vorrei fermarmi addirittura all'LD. Non sono sicuro di fare un investimento sulla Burst di Hardin. Sembra strano dirlo, lo so, me ne rendo conto. Sembra molto strano da dire, però probabilmente non farò l'investimento per la Burst. Qualora dovesse capitare, ben venga, ma mi fermerò assolutamente alla sua LD. Detto questo, signori, io mi muto, mi concentro, e da ieri che non apro neanche il gioco proprio per cercare di concentrare il più possibile la mia fortuna, grazie anche al fatto che sia Natale, quindi vi lascio alle pull e ovviamente ci risentiamo appena finisco questa serie di ticket. King.
Doppio connecting. Vediamo. Ah, 35 di hardin. Ok. Va bene. 15 che ci viene consegnata all'inizio. 35 che abbiamo trovato adesso. Ne mancano due. X ed LD. Let's go.
Ok, i primi 100 ticket se ne sono andati. Se avete guardato il video fino a questo punto, mi raccomando, hashtag sfiga, perché non si può, veramente non si può. Detto questo, mi preparo per la seconda parte e ci vediamo al prossimo video.